siamo qui per Iron Fox per la prima intervista di questo 2015 al Fosk Fest, riesumato dopo un anno di assenza che è pesata un po' per tutti. E siamo qui con gli Arcana Opera da Vicenza, gruppo che è stato fondato quando? Il gruppo di per sé nasce nel 2013, però il progetto parte da molto prima, parte nel 2010 quando io ho cominciato a incidere il primo album, quindi il primo Arcana Opera, e poi nel 2013 si è strutturato un po' il tutto quello che adesso sta pian piano evolvendo. Sì, infatti nel 2014 esce il vostro primo album, Arcana Opera, 2013, che esce Arcana Opera del 2013, no? Per quale etichetta che non mi ricordo? Allora, all'inizio è uscito per un'etichetta friulana e poi dopo qualche mese siamo passati in Hamilton Records e quindi la collaborazione con Hamilton Records sta continuando dal novembre-dicembre appunto del 2013. Ecco, vogliamo parlare un attimino del primo album, perché io so che voi vi definite o vi siete definiti, tra le tante etichette che vi hanno dato, folk, eccetera, vi siete definiti noir. Vuoi spiegarmi un po' che cosa vuol dire? Guarda, sarebbe veramente lunga da spiegarti in un'intervista. Allora, come hai detto tu, hanno cercato di darci un sacco di etichette, dal folk al gothic, così. Allora a un certo punto ci siamo guardati e ci siamo detti: ma perché non ci diamo una nostra etichetta, seguiamo un nostro filone, una nostra ideologia, una nostra filosofia? E ci è sembrato bello e abbastanza pertinente a quello che facciamo definirci noir. Questo appunto è uno stadio evolutivo. Ok, dunque in pratica voi vi definite noir e fate canzoni, io so soprattutto dai testi almeno, che sono tutti tuoi, molto introspettivi, molto ermetici, diciamo. Dici un po' che cosa vuoi dire delle tue canzoni, cioè cosa vuoi rappresentare, diciamo, perché sono testi perché benché siano scritti in italiano, che tra l'altro è una cosa che avete in comune con poche altre band, sono testi che non si capiscono, diciamo, alla prima volta che si ascoltano. Infatti è questo appunto la croce delizia nostra, testi in italiano che però non si capiscono, quindi l'invito a chi ci ascolta è quello di cercate dentro ad ogni parola di quello che diciamo, perché ci potrebbe essere una chiave di lettura sempre diversa. E quindi ogni concetto che io ti posso dire, guarda, questo brano significa questa cosa, magari poi per come arriva a te non è così. Quindi sono tutti testi in perenne evoluzione, in perenne ricerca di se stessi. Ecco, tra l'altro voi nei vostri testi ultimamente vi siete dati anche un po', chiamiamolo così, al sociale. Io mi ricordo del Letto Rosso, videoclip tra l'altro particolare, in cui hanno partecipato un sacco dei freaks, no, diciamo, dell'ambiente underground italiano, tra cui il sottoscritto nella veste di Becchino. E vogliamo parlare un po' del Letto Rosso, che ormai è la prima apparizione, se non sbaglio, è nel demo di Questa Coatl dell'anno scorso, può darsi? Sì, giusto. Sì, appunto il Letto Rosso è presente nel teaser di lancio appunto del nuovo album, quindi è uscito già qualche mese fa. Il Letto Rosso appunto voleva toccare una tematica sociale, quella sulla violenza alle donne, e noi siamo totalmente contro, abbiamo voluto contribuire a tenere viva anche l'informazione o comunque sia l'attenzione su quello che è un tema che secondo noi è attualissimo. Così come altri brani del nuovo disco toccano temi sociali, quali anche, perché no, la problematica del lavoro. Magari voi adesso mi dite, ma quale cazzo di brano è? E invece c'è, perché se Stefano si gira, girati, risorgeremo dalla pietra, ripartiremo dalla terra. Credo sia abbastanza eloquente, no? Il bisogno di un rinnovamento, di un ripartire.
Ecco, allora, a proposito, quest'anno è uscito De Noir, il vostro secondo full length fondamentalmente. Parliamone un po', io da quel che ho sentito è cambiato abbastanza rispetto al primo, come musicalmente parlando, quindi parliamone un po' come si è evoluto il vostro noir, diciamo. Allora, è cambiato molto perché mentre Arcana Opera è un album che ho seguito da solo praticamente, e quindi senza una band ben consolidata e ben strutturata, con De Noir abbiamo trovato questa lineup che secondo me è molto valida, è molto tosta e ha dato la possibilità appunto anche di cambiare il sound e di sperimentare altre vie. Ecco, a proposito della lineup, io so che voi avete come soprannome, ognuno di voi ha un tarocco. No, siamo tarocchi tutti. Siete tarocchi tutti. Però avete una carta di tarocco tutti quanti, o sbaglio? Sì, dovrebbe esserci quella di tutti quanti, sì, però poi non la stiamo tanto usando adesso perché secondo me ogni cosa andrà usata a suo tempo. Ok, e quindi siamo giunti più o meno alla fine. L'ultima domanda è un po' classica, ma va fatta. Siete approdati al Fosk Fest per la prima volta dopo un anno di attesa, avete qualche commento da fare tu o gli altri, visto che adesso mi sono stati attorno ai zitti? Fai un commento a testa di loro, va. Prego. Dai, cominciamo. Cominci lei. Va di lei. Beh, sicuramente è un festival che conosciamo, ci siamo già stati nelle edizioni precedenti, purtroppo come dicevi ci è mancato l'anno scorso e quest'anno è bello ritornarci suonandoci e dimostreremo e diremo quello che dobbiamo dire quando saremo sul palco. Mi ha rubato le parole da bocca. Comunque è sempre un onore essere su certi palchi dove l'organizzazione è molto professionale ed è un piacere essere qui. Daremo il meglio perché ve lo meritate tutti quanti. Io concordo con quello che hanno detto i miei colleghi, penso sia una grande occasione di crescita sia umana che musicale per tutti noi. Io ho fatto 7000 km per venire a suonare qua. Perché ero in Tanzania ieri, sono partito stanotte, non ho dormito tutta la notte, stasera spacchiamo tutto perché siamo tutti felici di suonare qua. Non ho altre parole, grazie a tutti sul serio. Beh, è una figata, è uno dei migliori festival italiani e non ci sono altre cose da dire, insomma. Io sono emozionatissima di essere qui e spero anche di emozionare il pubblico con il nostro impegno e la nostra musica, insomma. Perfetto, allora diciamo che per Iron Folks chiudiamo qui e ci vediamo alla prossima intervista.